Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Il piano nutrizionale. Affronteremo con questo argomento con l'ideatore del piano nutrizionale, il dottor Marco Ciambotta. Buonasera, dottore, benvenuto. Buonasera Nina, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato in questa trasmissione. Grazie a lei, dottore, per essere qui e per spiegarci adesso di che cosa si tratta, che cos'è il piano nutrizionale. Per iniziare, dottore, come nasce il piano nutrizionale? Beh, il piano nutrizionale nasce dalla consapevolezza che la cultura dietetica ha fallito. Infatti, nonostante siamo bombardati da informazioni sull'alimentazione e da professionisti della nutrizione, come dietisti, dietologi e nutrizionisti, i problemi relativi al sovrappeso, all'obesità e tutte le patologie correlate stanno aumentando a dismisura. Ed è ovvio che l'approccio dietetico ha fallito. Diciamolo chiaramente, la dieta è impossibile da seguire, soprattutto nella società frenetica, in una società frenetica come la nostra. Ma anche se uno riuscisse a seguire la dieta per un periodo di tempo di 1, 2 o 3 mesi, alla fine è inevitabile che venga abbandonata e quello che succede generalmente è che si riprendono tutti i chili persi con gli interessi. Questo perché la dieta non insegna ad essere autonomi, anzi la dieta crea una gabbia di rinunce, sacrifici, pasti preimpostati, conteggi calorici e grammature e appunto non insegna ad essere autonomi. Così alla fine del percorso dietetico quello che succede è che si riprendono tutti i chili con gli interessi. Per questo motivo ho voluto ideare un metodo alternativo basato sull'educazione alimentare e composto da regole e strategie semplici e pratiche che consentono di gestire facilmente una sana alimentazione ed adattarla alla vita di tutti i giorni. Bene, quindi partiamo dalle regole, le regole del piano nutrizionale. La regola dello zucchero, che è una delle regole alimentari in questo momento più famose d'Italia. In che cosa consiste, dottore, e a che cosa serve? Allora, partiamo dal presupposto che la sana alimentazione inizia al supermercato. Purtroppo però gli scaffali del supermercato sono pieni di alimenti spazzatura travestiti da alimenti dietetici, sani, light, fit, zero grassi, zero zuccheri, chi più ne ha più ne metta. Ma se noi andassimo a vedere, sapessimo leggere l'etichetta di questi alimenti, scopriamo che si tratta di un grandissimo inganno alimentare. Infatti, la maggior parte di questi alimenti contengono molto più zucchero della Coca-Cola. Lo zucchero viene aggiunto in quantità appunto industriale dalle industrie alimentari perché noi siamo geneticamente attratti al gusto dolce. Così le industrie alimentari aggiungono zucchero o edulcoranti per venderci sostanzialmente spazzatura. E questo nonostante gli organismi internazionali si sono manifestati preoccupati per il quantitativo esorbitante di zuccheri che noi ingeriamo con l'alimentazione, a partire dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che già nel 2015 ha lanciato un vero e proprio grido di allarme. Ma non solo, anche l'EFSA, che è l'Istituto Europeo per la Sicurezza Alimentare, molto recentemente, parliamo di febbraio del 2022, ha ribadito la connessione tra gli zuccheri semplici e molte patologie ed ha affermato che dobbiamo ridurre al minimo gli zuccheri aggiunti. La regola dello zucchero, che tra l'altro è semplicissima, consente sia di riconoscere facilmente gli alimenti spazzatura che di ridurre al minimo l'introito di zuccheri aggiunti, così come raccomandato dagli organismi internazionali. E come dicevo prima, è semplicissima, basta leggere l'etichetta al valore di quei zuccheri ed eliminare tutti gli alimenti con più di 6 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto. Ovviamente la regola da sola non basta ed è solo il primo passo per iniziare a gestire facilmente una sana alimentazione. Quindi, dottore, praticamente con il piano nutrizionale noi stiamo parlando di un'alimentazione semplice che inizia proprio dalla scelta degli alimenti, così come lei ci ha appena indicato, passa per la salute per poi arrivare a migliorare la nostra composizione corporea, è così? Esattamente, salute e composizione corporea sono praticamente due lati della stessa medaglia, migliorando la salute miglioriamo la composizione corporea e viceversa. E questo è il motivo per cui dobbiamo eliminare o ridurre fortemente gli alimenti spazzatura che, oltre ad essere ipercalorici e poveri in nutrienti, alterano la funzionalità intestinale, quindi provocano problemi come gastrite, disbiosi intestinale, gonfiore, colon irritabile e così via. Ricordiamoci che la funzionalità intestinale è al centro della salute e noi questo lo sappiamo praticamente da sempre, già da Ippocrate, papà della medicina, che aveva affermato che tutte le patologie nascono dall'intestino.
Per questo il primo passo per gestire la sana alimentazione è saper scegliere correttamente gli alimenti. Successivamente invece dobbiamo creare una struttura alimentare che sia solida ma anche flessibile. Solida significa che noi non possiamo nutrirci a caso, ma dobbiamo saper sempre cosa mangiare in qualsiasi occasione, anche nei pasti fuori casa che sono sempre più frequenti per motivi di lavoro. Flessibile perché l'alimentazione è anche un piacere e quindi noi dobbiamo ovviamente godere delle occasioni di convivialità, dei rapporti sociali e dei pranzi con la famiglia e con gli amici. Quindi, dottore, alimentazione sana che va bene per tutti. Fra l'altro noi sappiamo che il suo metodo è seguito da atleti della nazionale italiana, da personaggi dello spettacolo e anche da persone comuni. Ma questo è un metodo che funziona per tutti? Ma sì, perché l'educazione alimentare non ha limiti, non ha controindicazioni ed è sostanzialmente uguale per tutti. Ma non scopro l'acqua calda. Se noi ci pensiamo un secondo, 100 anni fa in Italia avevamo la migliore alimentazione al mondo, che oggi è addirittura patrimonio dell'UNESCO. E non c'erano professionisti della nutrizione, come dietisti, dietologi, nutrizionisti, e non c'erano alimentazioni personalizzate. L'alimentazione si basava su alimenti veri, su tradizioni, su rapporti sociali e sostanzialmente sull'educazione alimentare. Per cui il piano nutrizionale è una sorta di passo al passato, verso l'alimentazione che avevano i nostri nonni, un'alimentazione semplice, fatta appunto di alimenti veri. Poi ovviamente è importante che ognuno adatti l'alimentazione al proprio stile di vita, esigenze, gusti e anche gestendo le quantità. La gestione delle quantità, che è una cosa che preoccupa maggiormente, in realtà è facilissimo, perché nel momento in cui noi eliminiamo dalla nostra quotidianità gli alimenti spazzatura e ripristiniamo il gusto, sappiamo gestire autonomamente le quantità. E questo non è un superpotere, ma ce l'abbiamo fin dalla nascita. I bambini sanno regolare autonomamente le quantità, per cui basta riconnettersi con il proprio corpo e imparare a gestire appunto il sintomo di fame e di sazietà. Poi ovviamente siamo tutti diversi, per cui è importante anche andare ad analizzare delle situazioni specifiche. Infatti nel piano nutrizionale ci sono degli approfondimenti relativi alla gravidanza, alla gestione del colon irritabile, all'intolleranza al lattosio, allo sport, alla ciclizzazione. Per cui insomma è un percorso completo a 360 gradi che parte dall'educazione alimentare e arriva a risolvere anche problematiche specifiche. Beh, dottore, lei in pochissimo tempo ha avuto un grandissimo successo, tanto che ci sono tantissime testimonianze e c'è una community che praticamente produce ricette, ci sono utenti da tutto il mondo. Come se lo spiega tutto questo? Ma sinceramente è stato un successo improvviso e inaspettato. Ad oggi, appunto, come dicevamo, ci sono oltre 40.000 persone che hanno iniziato il piano nutrizionale partendo dalla scelta degli alimenti. Si è creata una vera e propria community di quasi 4.000 persone su Facebook che producono ricette e io vengo sommerso praticamente ogni giorno da feedback e testimonianze, ne abbiamo ormai praticamente raccolti a migliaia. E questo ovviamente è motivo di orgoglio, ma è anche la dimostrazione che fosse necessario un metodo diverso dalla cultura dietetica che rendesse semplice gestire una sana alimentazione. Benissimo, dottore, io sono orgogliosa di lei, le faccio i miei complimenti e spero di rivederla presto, arrivata a questo punto, per aggiornarci ulteriormente sul piano nutrizionale e di vedere anche, insomma, le sue pagine, come vanno avanti e i risultati delle persone che la seguono. Grazie, dottore, a presto. Grazie mille a tutti voi e vi auguro una buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.